Consiglio regionale sui fondi di coesione, l'intervento del consigliere del PD Raffaele Mammoliti. Per Raffaele Mammoliti, il FSC, la cui finalità sono molto importanti, si inserisce in un quadro di dotazione economica, finanziaria considerevole. Noi abbiamo fatto un intervento sui fondi di coesione dicendo delle cose molto chiare. La prima è che ci sono comunque 300 milioni di euro che vengono destinati per delle opere, diciamo, che debbono essere fatte a terra in previsione di questa infrastruttura strategica così definita della costruzione del ponte. C'è un'azione accentratrice da parte del Governo nazionale che ha concentrato, diciamo, una serie di risorse già disponibili per la Calabria. Parliamo, diciamo, delle gap infrastrutturali, parliamo delle aree, delle strategie, della strategia nazionale delle aree interne, risorse già disponibili che dovevano realizzare, diciamo, le piazzuole per le ambulanze, per l'elisoccorso e che non si possono realizzare perché sono state concentrate. Quindi noi diciamo al Governo regionale che deve prestare una attenzione di difesa delle condizioni materiali dei calabresi, anche di fronte ad un governo che ha lo stesso coloro, la stessa filiera politica, e prestare l'attenzione, diciamo, specifica per quanto riguarda la definizione delle opere strategiche con queste risorse che sono oltre 2 miliardi di euro si possono realizzare. Abbiamo chiesto di aprire un dibattito in Consiglio regionale, di aprire e di animare un dibattito nella Calabria con gli interlocutori che sono i sindaci, le organizzazioni sindacali, per individuare le opere strategiche e per determinare condizioni di crescita e di sviluppo sostenibile che purtroppo non si sono registrati. Qualcuno glielo deve dire al Presidente Occhiuto, dopo 4 anni di governo del centrodestra.